Manifestare un impegno concreto per la legalità e per il contrasto alle infiltrazioni mafiose nel tessuto economico. E questo è l'obiettivo della Confcommercio di Napoli espresso nel corso del convegno Legalità e Imprese, organizzato con il distretto Leo 108 YA e che si è tenuto presso la sede dell'associazione. È importante sensibilizzare il territorio e diffondere la cultura della lotta alla malavita organizzata, ha evidenziato Giuseppe Danna, presidente del distretto Leo 108 YA. L'obiettivo nostro è quello di portare la nostra concezione, il nostro pensiero di cittadinanza attiva e di confrontarlo con quelle che sono il mondo delle istituzioni, delle scuole e soprattutto delle associazioni. Apprezzamento per l'iniziativa della Confcommercio è stata espressa da Giovanni Conso, sostituto procuratore distrettuale antimafia, e da Ermanno Bocchini, past direttore internazionale dei Lions, da Lorenzo Diana, coordinatore nazionale della Rete per la Legalità, e da Geppino Fiorenza, coordinatore regionale di Libera, che ha spiegato. Si ribadisce un concetto importante contro le mafie e l'impegno di forze dell'ordine e magistratura, ma non si va da nessuna parte se non c'è un concorso generale della società civile responsabile. Pietro Russo, presidente di Confcommercio Napoli, ha così concluso. Dovremmo avere la mission della tutela della categoria, ma sappiamo benissimo che non è questo solamente quello che dobbiamo fare, ma interagire con tutte le istituzioni, quante altre associazioni vogliano dare un contributo alla rinascita di questa nostra bella città.